Domenica pomeriggio, Fano, centro storico. Sono le 16 e sotto l'albero in piazza si stanno radunando più di 300 bambini di 14 scuole primarie cittadine. Presto questo gioioso e coloratissimo assembramento si spanderà per il corso e tutte le strade ed invaderà pacificamente, naturalmente, con cori itineranti e quadri coloratissimi i negozi della città. Obiettivo: abbellire le vetrine con le loro opere create per l'iniziativa Nati per essere felici. La manifestazione arriva a conclusione di un percorso di cittadinanza che vede i bambini protagonisti attivi nella loro città. Parlando delle caratteristiche del nostro Natale, non può mancare la Fano Città dei Bambini, e così insieme all'assessore Mascarin, dei servizi educativi, al CREMI, Laboratorio Città dei Bambini, abbiamo pensato di dedicare questa giornata dove i bambini hanno lavorato in classe, hanno creato queste bellissime loro opere che consegneranno a tutti i commercianti della città. Quindi una bella collaborazione, ma questo deve essere, no? Varie caratteristiche che si sposano e fanno qualcosa per la città. L'arte e la musica sono linguaggi universali e interculturali ed i bambini ne sono i migliori interpreti. Durante i laboratori, infatti, tutti gli studenti, indipendentemente dalla conoscenza della lingua e dalle differenze culturali, hanno avuto la possibilità di esprimersi e comunicare con il fare.